c'è da preoccuparsi perché il clima è chiaramente cambiato e avremo anche un futuro incertissimo. Il clima provocherà molti problemi. Un dato solo, leggevo ieri, ci saranno 20 milioni di persone che entro il 2050 dovranno lasciare le loro case e i loro luoghi d'origine, quindi ci sarà una situazione assolutamente incredibile di difficoltà per famiglie e bambini. Se anche oggi vediamo le difficoltà di popolazioni che si devono spostare a causa della guerra, e voglio qui dire una cosa rispetto a questo, che è molto legata all'ambiente, perché tutta l'Ucraina sarà una zona da bonificare totalmente, oltre al grano che non crescerà, all'agricoltura che non verrà più prodotta, e le scorie di tutta questa guerra saranno degli inquinamenti grandissimi per anche il sistema del pianeta stesso. Quindi noi abbiamo fiducia in questi giovani che oggi ci hanno anche ricordato di fare qualcosa, e quindi ognuno può fare qualcosa. Noi abbiamo fatto una lettera a tutti i dirigenti scolastici della provincia di Teramo per sensibilizzare gli insegnanti nelle scuole alla problematica dell'ambiente, che è fondamentale. Ovviamente dal nostro punto di vista della mobilità, che è quella che più ci interessa e dove noi stiamo intervenendo a tutto tondo in tutta Italia. Abbiamo esortato i bicibus, abbiamo esortato i parcheggi nelle scuole, che purtroppo sono tutti quanti coperti dalle auto in quasi tutte le scuole, e pochissime scuole nel teramano hanno parcheggi per le bici. E in più una cosa importantissima, le strade scolastiche, almeno i 30 all'ora davanti alle strade, alle scuole, e possibilmente chiuderle le strade davanti alle scuole quando i ragazzi entrano ed escono dalle scuole, perché oltre al pericolo è un problema anche ambientale e di salute per loro, come lo è anche la mobilità, perché se i bambini fin da piccoli imparano a riprendere ad andare a piedi in bicicletta a scuola invece di essere trasportati come pacchi, fin possibilmente molti genitori, se potessero, li porterebbero addirittura dentro le aule con le automobili, e sarebbero più sani i nostri bambini, anche perché la Società Italiana di Pediatria ha lanciato un allarme sull'obesità dei nostri bambini. Riprendiamoci la mobilità.